Giuseppe Castiglia, la prima volta a Santa Teresa? No, sono venuto credo una ventina di volte da quando faccio questo lavoro. Adesso non venivo da un po' di tempo però, e quindi sono contento di tornare, soprattutto perché ci sono queste belle manifestazioni che hanno a che fare col cibo, cosa che mia francamente mi piace. Non cominciare perché ti faccio una denuncia ora in diretta, non dire queste cose. No, è vero che mi piace, ma soprattutto mi piace l'idea che i cibi nostri, lo street food, che è una cosa che c'è in tutto il mondo, sappiate che lo street food è una cosa che esiste ovunque, soprattutto nei paesi orientali, chi c'è stato lo sa, ed è un po' l'espressione anche della cultura del cibo, no, che c'è in quella zona. Da noi devo dire che lo street food rispetto a tanti altri posti nel mondo è molto vario, molto diciamo anche gustoso, e soprattutto è trasversale e universale, perché se noi ce ne andiamo in Thailandia non tutto quello che là viene fritto a noi piacerebbe, però se viene un thailandese a casa arricchia. Hai gustato qualcosa? Hai gustato qualcosa stasera? No, io non mangio mai prima di parlare, lo farò quando finirò lo spettacolo, perché poi non è simpatico avere la digestione mentre parli sul palco, però ho già assaggiato alcuni gelati, qualcuno ha provato a farmi assaggiare ovviamente le proprie cose, io so già che per arrivare alla fine di tutte le bancarelle dovrò rifiutare tutto quello che mi offriranno, ma quando finirò dovrò accettare tutto quello che mi offriranno. E il piatto preferito tuo qual è? Ma per esempio la pizza fritta è una delle cose che mi piace molto, e poi da un punto di vista dello street food ovviamente l'arancino secondo me per noi catanesi soprattutto è il re dello street food, no? Perché è quella cosa creata apposta quando fu creata per essere mangiata per strada, proprio la sua composizione, la sua forma, il fatto che è impanata in quel modo è stato credo forse il primo esempio di qualcosa da comprare e mangiare per strada, almeno per quanto riguarda le nostre parti, quindi credo che l'arancino secondo me probabilmente sta in testa alla classifica.